Salve a tutti e bentornati sul canale. Facciamo un breve recap. Nei due scorsi video siamo andati a sostituire le sospensioni posteriori e anteriori alla Suzuki Gran Vitara, andando anche ad installare degli spessori rialzando l'auto di circa 6 cm. Oggi andremo a concludere il lavoro di cambio configurazione da una stradale a una, tra virgolette, invernale, che permette di fare qualche uscita in fuoristrada. Andiamo perciò ad installare un kit di protezioni sottoscocca della Asphyr. Ma prima di iniziare, come sempre, like e iscriviti al canale per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Iniziamo andando a togliere delle clip in plastica che tengono la protezione originale, anche questa in plastica. Sono in totale 6 clip e 2 bulloni. Qui bisogna fare una piccola modifica a questa plastica qui, sia dal lato destro che da quello sinistro. Bisogna andare in pratica a tagliare, come vediamo, questo pezzo qui centrale in plastica che si va ad incastrare dentro la sede del telaio. Questo perché successivamente lì bisogna poi andare ad inserire i supporti a cui si avviteranno 2 bulloni che tengono la piastra lateralmente. Eccoli qui, questi qui praticamente sono delle staffe con un dado saldato e lì appunto c'era quel pezzo di plastica in eccesso che siamo andati a tagliare. Togliamo anche quest'altro pezzo di copertura in plastica, attaccata anche questa tramite semplici clip. Come si vede, sono due pezzi, c'è cioè la parte centrale grande e poi si intravedono dei bulloni che tengono anche una parte anteriore, quella praticamente dove c'è la scritta Asphyr. Andiamo ad agganciarlo anteriormente, avvitando i 2 bulloni alle 2 staffe che avevamo messo precedentemente, quindi un bullone a destra e una a sinistra. Successivamente possiamo spostarci sulla parte posteriore della protezione e andiamo a inserire i 2 bulloni con 2 dadi che tengono attaccato questa protezione alla barra trasversale.
possiamo montare questa barra qui. Da come vedete è doppia. L'originale nel kit era una trave singola, ma noi per sicurezza siamo andati a rinforzarla saldando un'altra barra, ovviamente fatta su misura e della stessa forma, perché ad alcuni è capitato che questa si è piegata, dato che praticamente, poi lo vedrete, è montata al centro dell'auto, unisce i due longheroni del telaio e lì si vanno ad agganciare due pezzi di protezione. E essendo anche che una volta montata sarà la parte più bassa dell'auto, può capitare che magari si vada ad agganciare da qualche parte o comunque l'auto rimanga sollevata su questa barra stessa, che deve supportare appunto un grosso carico, e quindi c'è il rischio che si possa piegare. Questa staffa qui si va ad avvitare nella barra trasversale dell'auto e permette di avvitare successivamente un altro pezzo di protezione. Non andiamo a serrare completamente i due bulloni che la tengono attaccato, quindi facciamo in modo che possa scorrere un pochino. Questo perché quando andremo a montare la protezione riusciremo a far combaciare molto più facilmente i bulloni che fissano la protezione stessa a questa barra qui. Ecco qua, questa è la barra principale centrale che vi dicevo prima. Ci sono due bulloni da un lato e dall'altro che la tengono attaccata al telaio. Togliamo l'ultimo pezzettino di protezione in plastica. Ci sono due clip nel lato posteriore e due bulloni al lato anteriore, questi qui che sto svitando. Questo è l'altro pezzo di protezione. Ah, ci siamo dimenticati prima di togliere questa piccola staffa qui, che teneva l'ultima piccola protezione in plastica che abbiamo tolto poco fa. Ci sono in totale 6 bulloni, 2 anteriori, 2 posteriori e 2 centrali. I bulloni centrali si vanno ad attaccare, se vi ricordate, a quella staffa che abbiamo lasciato mobile di scorrere. Quindi li attacchiamo lì e successivamente ci ricordiamo di stringere i bulloni che avevamo lasciato lenti su quella staffa lì. Ed ecco che abbiamo finito. In realtà ci sarebbe un altro piccolo pezzo di protezione che va sotto il posteriore dell'auto, a partire dalla barra trasversale centrale fino all'altezza più o meno del serbatoio. Abbiamo valutato di non montarla quella perché è una zona già abbastanza protetta, e quindi facendo così evitiamo di caricare ulteriormente di peso inutile l'auto. Per finire vi lascio questa breve clip in cui si vedono tutte le protezioni montate. Quindi c'è questa qui, quella più grande anteriore, una più piccola centrale, quella barra trasversale principale e lì sul posteriore lato spostato, lato sinistro, quindi lato guidatore, ci sarebbe dovuta essere quell'altra piccola protezione che noi abbiamo deciso di escludere.
Bene, anche questo video finisce qui. Come sempre, like se ti è piaciuto, iscriviti al canale attivando la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione in cui trovi altre informazioni sul video, così come ci sono dei link di affiliazione Amazon su vari attrezzi che utilizziamo. Ti ricordo che se effettui qualsiasi acquisto su Amazon tramite questi link, a te non cambierà nulla, ma sosterrai il canale aiutandolo a crescere, perché Amazon ci restituirà una piccolissima percentuale per ciascun acquisto. Inoltre troverai anche il link al profilo Instagram su cui pubblico contenuti interessanti. Seguici anche lì. Grazie e alla prossima!